sopra una panchina, qui fermo ad aspettare. E c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai. Chissà che faccia che farai, così felice e sbalordito non t'ho visto mai. A tutto campo arriverà, è un dolce del tuo Pescara, qui si parlerà. Chissà che faccia che farai, quando la vedi alla televisione rimarrai senza parole. E clicca se seguici. Amici sportivi, buonasera e benvenuti ad A Tutto Campo. Dopo la sconfitta pesante con il Rimini, il cambio dell'allenatore, c'è ora Emmanuel Cascione, una conoscenza ovviamente dei tifosi biancazzurri, e saremo qui a parlare dei problemi che ha il Pescara e comunque di quello che può essere il futuro dei biancazzurri. Con gli ospiti di sempre, Walter Nerone, buonasera. Buonasera, ben rivisti. Buonasera anche a Giorgio Repetto. Buonasera. Bentornata questa volta Alessia Spolverini. Buonasera a tutti, bentrovati. Salutiamo anche Emanuele Carinci. Buonasera a tutti. Ci offrirà la sua vignetta. Assolutamente sì, come sempre. Andiamo a Pescara, dove c'è Silvio Sarta. Buonasera Silvio. Buonasera, buonasera a voi. E poi l'ospite più importante di questa puntata, infatti da molto tempo manca a tutto campo, ed è il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che è in collegamento. Buonasera Daniele. Buonasera a tutti. Allora, cerchiamo subito di inquadrare il momento del Pescara, lo facciamo proprio con il presidente, a cui rivolgeremo alcune domande, a cui faremo delle considerazioni. Allora, presidente, vista la contestazione che c'è stata negli ultimi tempi, che però si protrae da alcuni anni, comunque da un paio di anni, questa contestazione da dove viene? Dai risultati sul campo, da una gestione di un certo tipo o da pregiudizi nei tuoi confronti? Ti senti in pratica attaccato? Ah no, assolutamente. Io ho sempre detto che i tifosi devono tifare la squadra, poi se ce l'hanno con me o dicono le parole a me conta poco. L'importante è che stiano vicino ai ragazzi, che sostengano i ragazzi. Il presidente può essere simpatico, antipatico, può essere bravo, può aver fatto delle cose buone, sbagliate, tanto non è quello il problema. Poi non ci dimentichiamo che noi siamo tornati dopo 20 anni in Serie A nel 2012, e nella partita contro l'Atalanta eravamo quart'ultimi, abbiamo avuto una dura contestazione, quindi evidentemente Pescara è così, ci prendiamo il buono e ci prendiamo anche il cattivo, ci mancherebbe. Giorgio Repetto. Buonasera Daniele. Non si sente più? C'è. No, ti volevo chiedere, ma siccome ho letto di vendite di società, cercavi nuovi acquirenti, ma se dovesse succedere che a giugno non è arrivato nessuno, tu che fai? Ma Giorgio, tu mi conosci, sai che io il mio nome certamente non lo sporco per far fallire una società, quindi faccio quello che posso, faccio quello che potrò fare, quindi iscrivo la squadra e quello che si potrà fare con quello che abbiamo facciamo, come fanno in tanti in questo campionato. Non è quello il problema. Ma il problema è che, più che il problema, il mio lavoro, che tu conosci oramai da qualche anno, è quello, è incentrato sul fatto di vendere la società. Perché vorrei vendere, vorrei trovare qualcuno che dia continuità alla società, che dia serietà alla società, perché è chiaro che se vuoi vendere a qualcuno che fra due mesi sparisce, ci metti un attimo. Se invece vuoi trovare una continuità, una serietà nella gestione, ci metti un po' di più.
Certo, queste situazioni non aiutano perché io credo che poi ci vorrebbe un pochettino di intelligenza nel capire che questo tipo di contestazione, ripeto, la mia persona, ma non è un problema, ma non aiuta sicuramente a trovare gente che viene a Pescara, men che meno i pescaresi che possano venire a Pescara, perché tu hai fatto calcio da una vita e sai benissimo che queste situazioni oggi possono andare bene, domani possono andare male. Se uno deve pensare che nel momento in cui sbagli una stagione o perdi 3 partite devi essere attaccato in questa maniera, è chiaro che chi sta a casa se ne sta a casa in grande tranquillità e non gliene può fregare di meno. Però continuano, evidentemente va bene anche se magari a giugno non arriva nessuno, perché io credo che oggi dovrebbero aiutare il Pescara, e in questo caso me, a trovare la possibilità di fare un passaggio di società. E così in questa maniera non mi aiutano di sicuro. Alessia. Buonasera Presidente Sebastiani, io volevo Va chiedere bene. proprio a tal proposito, c'è stato insomma un incontro recente col sindaco e quindi volevo sapere un po' anche se questa voce della cordata di statunitensi che sta circolando ormai da un po' sia effettivamente vera o se c'è intenzione di insomma allargare appunto. No, non ho capito bene, il sindaco avrebbe una cordata di statunitensi? No, no, se è collegato il fatto dell'incontro col sindaco con appunto questa volontà e se è vera la voce della cordata di statunitensi. Allora, intanto io non ho incontrato il sindaco, ma mi sono sentito telefonicamente perché mi aveva cercato lui appunto per capire un attimino com'era la situazione. Io ho detto a Carlo con molta tranquillità: se hai la possibilità di favorire l'avvicinamento alla società di qualcuno, fallo anche tu, anche perché quando sento dire che bisogna ridare le chiavi al sindaco mi viene da sorridere, perché evidentemente chi dice queste cose non sa nemmeno come si apra la porta di una società di capitali, non come si gestisce una società di capitali. Però ci sta anche questo, quindi bisogna ridare le chiavi al sindaco, e a questo punto il sindaco si è sentito coinvolto, e quindi abbiamo fatto un discorso. Ho detto, ma non solo al sindaco, io parlo con chiunque, e a chiunque sto chiedendo di darci una mano per fare questo passaggio, perché vorrei tornare allo stadio da tifoso, da sportivo, senza l'assillo di una partita che perdi, una che vinci, soprattutto senza l'assillo delle scadenze federali che puntualmente arrivano e puntualmente devi coprire. Allora, prima di dare spazio a Silvio Sarte e a Walter Nerone, io volevo farti delle domande, Daniele, che sono un po' quelle che i tifosi si aspettano e hanno proposto. Allora, darebbe via la sua quota nella SPA, ma a valore zero se l'acquirente si accollasse l'intero passivo debitorio così com'è? E non trovando qualcuno disponibile a un simile accordo, fino a quale quota dei debiti lei sarebbe disposto a ripianare da sé per poi cedere la sua quota a valore zero? Ma guarda, io quando sento parlare di queste cose sorrido, perché evidentemente chi parla di debiti e non parla solamente della colonna passività e non parla della colonna attività, evidentemente non capisce nulla, quindi è giusto che continui a parlare di queste cose senza capire nulla. Il Pescara, per fortuna, a differenza del 2011-2012, quando chi aveva la responsabilità del Pescara se n'è andato via girando i tacchi, ha lasciato 27 milioni di debiti, senza un centesimo di patrimonio, senza un settore giovanile, senza nulla, oggi non è in questa condizione nel modo più assoluto. Pescara, se non avesse avuto il Covid che hanno avuto tutte le società, oggi sarebbe veramente in una botte di ferro. Ciò nonostante non ha debiti a breve, ma quei debiti che ha ce li ha rateizzati, quindi li può pagare chiunque, anche se arriva uno che non ha mai fatto calcio. E per di più c'è una colonna attiva dove ci sono comunque delle attività che valgono.
Il Pescara potesse essere una società da liquidare, nel senso che non avesse il problema di riscrizione ai campionati, quindi si potesse mettere in liquidazione vendendo l'attivo e pagando il passivo, credo che ci avanza qualcosa. Quindi questo problema non me lo pongo nel modo più assoluto. Chi vuole fare calcio deve mettere i soldi come ho fatto io e come hanno fatto tutti i soci dall'inizio a oggi. Non è che può venire qualcuno a dire a me se devo mettere i soldi per far fare calcio a un altro. Questo pensassero proprio. Poi ancora, perché tesserare ogni anno dai 35 ai 50 calciatori come da dati di bilancio, invece che ridurre il numero, ma permettendosi giocatori di maggior valore? Perché queste cose così ampie, magari non avendo grandissime possibilità, cerco di tradurre quello che i tifosi vogliono chiedere. Ma io 50 calciatori non li ho avuti mai, quindi non so quali sono questi 50 calciatori tesserati. Noi ne abbiamo 27, Comunque molti. Sì, di sì. cui tanti giovani, e se vuoi cercare di fare patrimonio per avere negli anni successivi la possibilità di rifare campionati sempre a livelli buoni, devi lavorare sui giovani e quindi devi fare patrimonio. Poi dopo ci possono essere 10 tesserati che guadagnano 30.000 euro e gli altri 15 che guadagnano 100, ma questa è una politica sana. Che ti consente ogni anno di fare mercato, di rimettere i soldi per fare le attività. Purtroppo io devo avere una colpa, è quella di non essere Berlusconi, ma questo purtroppo non me ne posso fare una colpa, perché non sono nato ricco e quindi devo far lavorare le mie aziende nel privato, così come faccio lavorare il calcio come un'azienda. Un'altra domanda, si è parlato spesso, anzi tu hai parlato spesso di fideiussioni, di quelle che garantisci, e una domanda in questo senso, qual è l'ammontare delle sue fideiussioni personali a garanzia dei debiti della società verso le banche? Allora, noi non abbiamo debiti verso le banche perché i debiti verso le banche c'erano nel 2012 ed erano 11 milioni e 800 mila euro di scoperti di conto corrente al giorno dopo. Noi oggi non abbiamo debiti, non abbiamo conti correnti affidati, utilizziamo Banca Sistema che è la banca che ci sconta i crediti di Lega e quindi è un dare avere, quindi non c'è bisogno di nulla. Le fideiussioni sono relative all'iscrizione al campionato che sono. Per quanto riguarda la sola iscrizione, sono 350.000 euro che devi dare entro il 20 di giugno di ogni anno per avere l'iscrizione. Poi, quando tu fai una squadra e superi il milione di stipendi lordi, sulla differenza devi garantire lo sforamento e normalmente il Pescara sta intorno a un'altra milionata di fideiussione, che poi è a scalare durante l'anno, che quando paghi gli stipendi vengono diminuite anche le fideiussioni. Per cui, una persona che oggi avesse in mente di prendere il Pescara deve innanzitutto considerare che ha questa, poi se vuole spendere 1 milione lordo non fa l'altra fideiussione, ma beato lui se ce la fa, ma se spende di più, orientativamente sta intorno al 1 milione e 3, dal 1 milione e 3 al 1 milione e mezzo di fideiussione bancaria. Dopodiché devi mettere i soldi per fare il campionato, perché il campionato non è che si paga da solo, considerando che in Serie C il contributo della Lega Pro, se fai giocare qualche giovane, forse puoi arrivare massimo, una squadra come il Pescara può arrivare massimo a prendere 400.000 euro. Allora, l'ultima domanda da parte dei tifosi, ce ne sarebbero tantissime, ma non c'è il tempo, ovviamente. Siamo consapevoli che come presidente amministratore lei non è retribuito, ma qual è lo stipendio netto che lei ha aspettato negli ultimi 12 anni, anno per anno, quale dipendente della società? Io non sono né dipendente né vengo retribuito in nessun modo dalla società. Domanda fatta dai tifosi, io mi. Sì, no, no, per carità. Se uno si legge il bilancio si vede che ci sono i finanziamenti del socio, non i prelievi. Chi fa queste domande evidentemente è in assoluta malafede. Se capisce un qualcosina di calcio non può pensare minimamente che una società di serie C o di serie B possa dare emolumenti o stipendi a chi che sia. Allora, andiamo da Silvio Sarta. Sì. Silvio, a te la parola. Buonasera. Buonasera Presidente, io volevo uscire Ciao dalla Silvio. logica, ciao, dalla logica per quanto fondamentale dei numeri, con i quali non mi sono mai trovato bene, quindi figuriamoci.
mi sembra di aver capito che comunque la situazione è tale per cui le spinte per le quali si chiede di vendere la società, poi rispetto a te arrivano a una risposta per la quale beh, non ci sono le condizioni, eccetera. Quasi tu non voglia, l'hai detto, tornare allo stato da presidente, ma soltanto per goderti la partita. Io credo però che purtroppo che questo campionato rispetto a tutti gli altri da quando sei presidente sia oggettivamente, ritorno ai numeri, ma da questo punto di vista è il peggiore. E allora chiedo, c'è qualcosa, un errore di fondo, anche non legato ai numeri, che non rifaresti in questa stagione? Ah, guarda Silvio, quando c'è una stagione che va male, sicuramente ci sono delle responsabilità. Io non mi sono mai nascosto dietro un dito, non mi sono preso i meriti quando abbiamo vinto, né mi sono preso i demeriti, e mi prendo invece dei meriti quando le cose vanno male, perché forse nessuno come me ci ha sempre messo la faccia in questa situazione, quindi ci mancherebbe altro. È evidente che le cose fino a un certo punto sono andate bene, dopodiché sono crollate e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, quindi evidentemente degli errori sicuramente li abbiamo fatti, ma li abbiamo fatti evidentemente nella costruzione della rosa. Questo probabilmente, se i risultati sono questi, qualcosa abbiamo sicuramente sbagliato. Il campionato non è ancora finito, possono succedere tante cose, però è innegabile che qualcosa abbiamo sbagliato. Di Walter, una domanda che mi viene in mente in questo momento. Prima del cambio a favore di Cascione c'è stato il rifiuto di alcuni allenatori dovuto al fatto, così si dice perché chiaramente non abbiamo assistito alle trattative, ma per alcuni di questi è stato così, che il contratto era solamente per 2 mesi circa, cioè fino alla fine del campionato. È chiaro che un allenatore che allena già da molto tempo, eccetera, sicuramente ha difficoltà ad accettare questo tipo di contratto, no? Rispetto a un contratto di 1 anno e mezzo. E tu hai detto più volte, sì, ma io l'ho fatto per garantire magari l'uscita dalla società nei confronti di un altro acquirente. Però questo lo hai detto già altre volte, non si è verificato, forse non era meglio fare un discorso più a lungo termine? No, nel modo più assoluto, perché se non si è verificato, stiamo lavorando perché si verifichi. Quindi, siccome prima mi hai fatto una domanda, no? Torniamo un passetto indietro. Addirittura c'è qualcuno che dice che devo pagare qualcosa per uscire, e secondo te io impegno la società per altri anni su contratti che magari poi qualcuno dice: no, ma perché hai preso Pillon invece di prendere Giovannino? E allora io ho dato un input preciso, ho detto: chi vuole venire a Pescara verrà per 2 mesi, chi non vuole venire va bene così, non è un problema. Perché se Sebastiani deve andare via, non vedo per quale motivo deve impegnare in cose negative la società per gli anni successivi. Siccome, ribadisco, abbiamo fatto sempre tutto in considerazione del fatto che alla fine di giugno, se dovesse arrivare chi che sia, ha le mani libere per fare tutto quello che vuole. Il direttore sportivo vuole cambiare? Nessun problema. L'allenatore vuole cambiare? Nessun problema. Il magazziniero vuole cambiare? Nessun problema. Quindi gli unici contratti pluriennali che ci sono a meno del capitano, ci sono tutti i contratti dei giovani pluriennali che valgono qualcosa e che rappresentano il patrimonio della società. Per il resto siamo con le mani, chiunque arriva avrà le mani libere. Non abbiamo firmato contratti pluriennali con nessuno, per cui non era corretto e non era giusto, considerando la mia volontà di andare via, perché fin tanto non c'è stata la mia volontà, allora io mi posso impegnare perché insomma che magari voglio rimanere. Ma oggi c'era una grande volontà, perché non è che sono io che tengo in ostaggio il Pescara. Quando uno è proprietario di una società di calcio, purtroppo è il proprietario che viene tenuto in ostaggio dalla società, a meno che non sia un delinquente e non pensi a tante altre cose, perché se sei uno che non te ne frega niente di quello che stai facendo,
aspetti il primo avventuriere che passa, gli dai le quote e arrivi. Io non sono così, l'ho sempre detto. Forse ho sbagliato perché forse qualcuno meritava questo. Non è appetibile, perché se non ci sono grandi richieste, se non ci sono domande, vuol dire che non è appetibile. Perché? Perché non sei né Venezia, né Bari, né Catania, né Pescara, è molto facile. Cioè, chi deve venire a investire qualcosa, lo viene a fare in città importanti. E voi tenete presente una cosa, il marchio Venezia, solamente di merchandising, porta nelle casse di Venezia qualche decina di milioni. Il marchio Pescara, credo che nelle casse di Pescara porti poco e niente. Quindi, siccome qui si parla che Sebastiani fa business, ma il calcio è diventato business. Non è che i fondi o gli americani vengono in Italia per buttare i soldi. Quindi, se uno deve guardare il business, guarda città importanti, guarda Firenze, guarda Bologna, guarda Catania, guarda in città dove c'è possibilità di fare altro. Purtroppo questa è la realtà, noi non ci dobbiamo sentire meno di altri oppure rammaricarci del fatto che non abbiamo questa appeal. E non è perché il Pescara è di Sebastiani, perché pur quando il Pescara era del commendator Cibiglia, che ha fatto un periodo, un percorso molto, molto buono, anzi, è stato forse uno dei pochi a fare un percorso molto buono, alla fine, quando Cibiglia ha dovuto vendere, non credo che abbia venduto a Berlusconi. Walter. Su quest'ultimo passaggio sono molto d'accordo, secondo me è più la città a non essere appetibile che non la società, perché poi l'una traina l'altra. Però visto che eravamo entrati un po' nel tecnico, Presidente, stasera sono molto buono. Mi No, puoi spiace, essere ci pure cattivo, spiace. Walter. No, 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 perché mi piace la conversazione distesa così come è venuta fuori. Entriamo un altro po' nel tecnico perché pe penso che sia interessante anche capirlo. Banalmente, come si è arrivati al nome di Cascione? E poi questi giorni hai avuto modo di vivere un po' l'ambiente squadra, cioè rispetto all'appuntamento di domani, che idea, che aspettative ti sei fatto? Allora, il nome di Cascione, devo dire la verità, ci è arrivato il direttore, io sinceramente non ci avevo pensato a Cascione, quindi non ci è arrivato il direttore, me l'ha proposto, come un ragazzo che noi conosciamo molto bene a Pescara, nelle sue esperienze con i giovani ha fatto anche bene, perché a Napoli ha fatto bene, a Sassuolo ha fatto bene, per cui siccome io non ho mai avuto paura di dare in mano la squadra ad allenatori giovani, quindi non ci ho pensato manco 2 volte quando mi è stato proposto, per cui questa è un po' la sintesi. E poi che mi dicevi, che mi avevi chiesto che non. No, se hai diciamo, Sì, percepito l'ambiente. no, sono stato in questi giorni vicino alla squadra nel pomeriggio quando si è allenata, e devo dire che. Vabbè, Manu è giovane, quasi giovane come quelli che giocano, per cui credo che un po' di entusiasmo l'abbia riportato. Mi auguro, si sono allenati molto bene, mi auguro che domani ci sia una risposta sul campo, perché poi sempre il campo è arbitro e quindi alla fine bisogna vedere se tutto quello che di buono ha visto Cascione questa settimana, e per quel che posso capire di calcio ho visto anche io. Magari domani si rivede in campo contro il Pontedera. La cattiveria, fammela dire, hai mai pensato, senza dirlo a nessuno, che dietro certe contestazioni, non tutte, alcune nascono dai risultati, lo sappiamo, dietro certe contestazioni ci sia, o ci fosse, o ci possa essere il puparo? Ma me lo augurerei io, perché se ci fosse qualcuno, ci fosse un secondo fine, se ci fosse qualcuno interessato al Pescara, con me si metterebbe d'accordo in un attimo, non ci sarebbe manco bisogno di fare tutte queste sceneggiate, quindi il problema non si porrebbe. Il problema è quando sento dire, addirittura da tifosi, che qualcuno di importante, a cui io non credo nel modo più assoluto, perché conoscendolo so che una persona per bene non farebbe mai una cosa del genere. Addirittura, se fallisce il Pescara lo prendo io. Bene, io se fossi un tifoso e sentissi dire da un imprenditore del posto, se fallisce lo prendo io gli mangio la testa, non che gli do il Pescara.
però tu sai di chi si tratta? Tu sai di chi si tratta o lo stai dicendo per sentito dire? No, no, io so di chi si tratta perché mi hanno detto di chi si tratta, ma non credo che sia quello, perché quella persona è una persona troppo seria per dire queste cose. E probabilmente se l'ha detto per togliersi dai coglioni qualcuno, scusate il termine. Ultima cosa da parte mia, Presidente. Per me diciamo, era una cosa prevedibile da tempo, ma mi risulta, correggimi se sbaglio, che Tugov non è tra i convocati. C'è qualche motivo? No, no, non credo che sia stata una scelta tecnica del mister. Quindi solo legata alla, diciamo, allo stato motivazionale. Probabilmente non si è allenato bene. No, perché come esordio non mi pare malvagio, insomma. Cioè, Cascione mi ha dato ragione senza che ci fossimo parlato. Io non l'avrei non convocato. Io ho detto a Manu che non deve guardare in faccia a nessuno. Ci mancano 6 partite, chi è allineato va avanti, chi no si ferma. Perfetto. Allora, una domanda volevo farti. Noi sai che abbiamo ospite qui con noi, ospite fisso, Giorgio Repetto. E Giorgio Repetto è stato in società, tu lo definisci un amico, una persona competente, eccetera. Come mai è finito questo rapporto? Perché avete litigato, se avete litigato? No, ma io non credo che abbiamo litigato, ma quando finisce un rapporto finisce perché magari uno interrompe, come può finire, come è finito con Luca Leone, come è finito può finire con Dell'Icarri, come potrà finire, è finito negli anni passati con altre persone, con Pavone e quant'altro, quindi non è un problema. Se uno potesse, finiscono i matrimoni, figuriamoci i rapporti di lavoro. Giorgio? Ho provato a sentirlo per un annetto, non mi ha risposto mai, quindi poi ora dice che va bene, è una cosa lunga, ma queste sono cose personali, a me non le discutiamo, no, in pubblico. No, c'è da parlare di Pescara, quindi che questa è una cosa tra noi. Io l'unica cosa che stasera credo di aver capito è che ci sarebbe da pagare per chi dovesse entrare, secondo me è appetibile a quel punto, perché se uno deve pagare il debito, c'ha cioè 10 anni di tempo, 9 anni, quelli che sono, a poco o niente di fiduzioni, credo che se qualcuno ha voglia di fare calcio sia in questo momento sia appetibile Pescara, perché poi un po' di capitale, credo, di tecnico, di giocatori c'è, quindi ci sono i bond, forse, che insomma comunque costituiscono alla fine, cioè voglio dire, uno se vuol fare calcio ci sono le condizioni, per poterlo fare. Scusami Pierluigi, se uno vuole fare il calcio e gli devo dare pure i soldi per farlo, obiettivamente non lo vuole fare calcio. Cioè, no, dicevo, ci sono anche i bond, quindi diciamo che comunque, però come diceva Giorgio... Guardate, giusto per non creare preoccupazione a nessuno, noi a giugno tiriamo una linea, credo che abbiamo qualche cosina da vendere, ce l'avremmo già in trattativa, quindi qualche cosa per pagare... Qualcosa domani mattina ce l'abbiamo sicuramente. E se uno prende una società come il Pescara e non ha la possibilità di pagare una rateizzazione a 8 anni e non ha la possibilità di mettere 3-4 milioni l'anno per fare il Pescara che vogliono tutti, cioè quello del grande Pescara, che poi si avvarrà di anche degli incassi da stadio, delle sponsorizzazioni, dei contributi Lega, e se non ha quello, che entra a fare a Pescara? Cioè, di chi stiamo a parlare? Se non ha quello, non farlo entrare. No, se non ha quello, voglio dire, vorrà dire che arriverà qualcuno che vuole fare il calcio come si fa in tante altre piazze di Serie C, dove si fanno i conteggi precisi, il minutaggio è questo, gli incassi da stadio sono questi, e posso spendere 1 milione di euro. Se va bene ai pescaresi, a me l'importante è che non fallisca il Pescara, a me va benissimo, non c'è problema. Tu hai detto più volte che... Io però, Pierluigi, io però ti devo fare una preghiera. Io devo chiudere perché ho delle persone che mi aspettano. Sto in mezzo alla strada. L'ultima domanda. Tu hai detto che desideri cedere la società a una persona che abbia innanzitutto più capacità dal punto di vista finanziario, mi pare. No, e che poi sia una persona seria. No, ma che abbia le capacità.
Ma vedi all'orizzonte qualcuno? A Pescara no, di certo. Io infatti sto lavorando fuori Pescara, sto lavorando con uno studio importante di Milano che ha tanti rapporti, con la speranza che quello che abbiamo costruito possa creare un appeal per il Pescara, perché oggi avere una struttura per i giovani, avere attualmente 8 campi a disposizione di allenamento, avere un settore giovanile che tutti, di cui tutti quanti parlano e che ogni anno ci consente di dare via 2-3 ragazzi perché ci vengono richiesti da squadre importanti di Serie A, avere comunque una squadra che tutto sommato non ha, una società che non ha mai creato problemi di nessun tipo, perché io a oggi sono 16 anni che sono in questa società e il Pescara non ha mai creato problemi di nessun tipo. Giorgio è un ex giocatore dei tempi passati del Pescara, e il Pescara, io da quando ero bambino mi ricordo che ogni anno ha sempre tenuto un problema: dove si andava a allenare non c'aveva il campo, dove si, quando si doveva iscrivere non si sapeva chi li iscriveva, e all'epoca si iscrivevano le società con gli assegni, oggi si iscrivono con le fiduciarie bancarie. Quindi, non avendo creato mai di questi problemi, però a Pescara non va bene, quindi evidentemente ci vuole altro. Domani c'è la partita con il Pontedera, tornerai allo stadio? Assolutamente sì. E se ci saranno delle contestazioni, cosa vuoi dire? Sono 10 anni che mi contestano, che ci saranno le contestazioni. Io ai tifosi, oramai mi sono abituato, io ai tifosi una cosa sola voglio dire: se mantengono questo clima, aiutano la gente ad allontanarsi, aiutano le persone ad allontanarsi dalla possibilità di sostituire Sebastiani, perché ci vorrebbe un attimino di apertura mentale e capire che queste situazioni non aiutano sicuramente il passaggio di mano della società, perché se tu che sei pescarese vedi delle situazioni del genere, tu ci metti in un contesto del genere? Io credo di no. Bene, grazie al presidente Daniele Buona Sebastiani. Buona serata a tutti. Ciao, buona serata, grazie. Ciao. Bene, allora a questo punto abbiamo la pubblicità, poi torneremo di nuovo in diretta. :21:37, torniamo in diretta dagli studi a tutto campo dopo aver ascoltato il presidente Sebastiani, che ha risposto alle nostre domande e a quelle dei tifosi, non tutte ovviamente. Poi ecco, vediamo solita minestra, questo è il commento di un tifoso. Poi, come sempre, il presidente non può fare a meno di non darsi la colpa offendendo intera comunità. Il Pescara non si vende per colpa di un intero popolo che per più di 50 anni ha dimostrato un attaccamento ai colori più di piazze ben blasonate, spendendo anche 1000 euro per abbonamento con la sua gestione fallimentare in Serie A. Oggi nessuno va più allo stadio e non acquista merchandise. Vabbè. Solo per un motivo, la sua presenza. Io calcio, calcio a Pescara, a Pescara è morto per colpa sua. Pericolo, solo per colpa sua. Quello è il T9. Sì, T9 che tradisce. Come si fa a far passare per positivo una rateizzazione di debiti per 8 anni? Io credo che bisogna valutare un cambio di società, se c'è la possibilità. In questo caso, forzando, si correrebbe a situazioni spiacevoli e poco intelligenti. Ivano, grazie. Questi sono i messaggi che ci vengono dal nostro numero 368 80 11 328. Cioè, la situazione come è stata presentata, sì, oltre, come diceva il tifoso, 8 milioni va bene in 10 anni, però voglio dire, per uno che compra, però mi sembra tutto un po' troppo facile, nel senso che alla fine, se ci fossero degli imprenditori, devono cacciare questi 70.000 euro al mese. Giorgio, secondo me la chiave di lettura è doppia, perché voglio dire, è chiaro che i problemi della pignata lo sa il cucchiaio, come dicevano gli antichi, quindi lui parla avendo dalla sua tutte le argomentazioni, pro o contro.
La situazione descritta è di una società, diciamo, sostenibile e quindi appetibile, volendo. Però questo vuol dire... E se non diventa appetibile? Però questo vuol dire, se le condizioni sono quelle, che chiunque potrebbe comprare, avendo la disponibilità di, diciamo così, della gestione, la capacità finanziaria di poter reggere la gestione, B, ed è quello che secondo me è il punto, chiunque può comprare se va bene a lui, perché essendo sostenibile la gestione, da quello che ci ha detto il Presidente, essendo sostenibile, lui, se non incontra le condizioni che cerca, continua il suo lavoro, continua a stare là. Qualcuno dirà a dispetto dei santi, poi bisogna vedere, allora, chi sono i santi. Lui ci ha detto chiaro e tondo che è in condizioni di andare avanti, piaccia o no a chiunque. E quindi non vuol vendere la società, in sostanza. No, lui è in condizione di andare avanti, non ha detto che non vuole vendere, ha detto che è in condizione di sostenere diciamo l'impegno di andare avanti. Che gli ho fatto io, automaticamente è in condizione di dire tu sì, tu no, no, per adesso erano tutti no. Comunque, la sostanza è che se non c'è nessuna offerta concreta, vera... Il Pescara si iscrive. Lui ha detto che va avanti per quello che... Te l'ha detto, non sono Berlusconi, per quello che si potrà fare. Certo, no, allora, no, non varrà una scuola di grandi nomi. È il cane che si morde la coda, no? Cioè, come fai? Arriverà qualcuno, se è appetibile. Io sinceramente continuo a dire che se le cifre sono quelle... A chi piace, a chi può piacere fare calcio, un debito praticamente da rilevare di 7-8 milioni, quelli che sono, perché si paga in 9 anni, non mi sembra una cosa esagerata. Non è insostenibile. Per chi vuole entrare a fare calcio. Poi non so se ci sono altre cose che il Presidente magari non ha detto. La contraddizione grave secondo me sta in un fatto. Poi ce n'è un altro di cui magari parleremo fra un po'. Dunque... oggi le società di calcio sono, come dire, aziende economiche a tutto tondo, per cui hanno, come dire, hanno necessità di avere un contesto, una vivibilità, un valore di mercato anche spicciolo. Quello dove lui probabilmente, da un lato si dice forte, mi contestano da 10 anni. L'unico vero motivo per cui il Pescara non è, perché Pescara città che non sia più appetibile, lo sappiamo da un po', non c'è rimasto un mattone libero per farci qualcosa che vuoi fare più. E la società non è appetibile perché in questo momento non offre opportunità. Cioè, uno che vede uno stadio vuoto, una piazza disillusa, un tifo mal disposto verso chiunque, dice io vado a investire lì, mi servono 5 anni per ricreare il contesto. Quando venne Scibiglia, che aveva per l'inizio avuto dei grossi problemi con parte del pubblico, allo stadio c'era uno zoccolo duro di 10.000 persone, più o meno. Quando in questo momento lo zoccolo duro di quant'è? Uno che viene a investire a Pescara e vuole fare qualcosa di significativo, merchandising, investimenti, sponsorizzazione, che piazza offre? Allora il punto debole secondo me sta lì. Andate a vedere i campetti inglesi o spagnoli o tedeschi che ci fanno vedere ogni tanto le nostre televisioni, diciamo, di settore. Sono campetti con le tribune perennemente affollate. Sono, se gli sceicchi o i fondi vanno lì piuttosto che altrove, è perché lì trovano un contesto che li accoglie e gli dà la possibilità, Walter, di investire e di incassare. Però Walter, c'è anche insomma, quello che ha scritto, che ci sono anche 50 anni di storia calcistica. E non andrei neanche troppo, non voglio arrivare ai tempi miei, io sono arrivato 50 anni fa, quindi 49 veramente. Ma quando loro hanno ripreso il Pescara dal fallimento, alla fine nel giro di pochi due anni. Nel giro di pochi anni. Due anni dopo è arrivato Zeman.
tre anni, un anno. Poi il campionato vinto da Eusebio, poi un anno poi, di B con Eusebio, poi e poi di, l'anno di Zema, sì, e pr- primo anno. Anno, i primi sei mesi si sono salvati perché la squadra sta andando male, no? Quindi 2 anni e mezzo. Ma poi il Pescara ha fatto 10 anni di A e B, esatto. Due volte, due campionati di A e 8 campionati di B, quindi in quegli anni lì non è che non ci è andato nessuno allo stadio. No, ci andava. Ci andava la gente. Quindi ricreare entusiasmo nella città calcistica, alla fine, credo che ci se la possa fare. Voglio dire, sì. è una tifoseria, è un posto Pescara che ha sempre risposto bene. Sentiamo l'opinione di Silvio, però prima di Silvio, Manuel che sta iniziando la vignetta questa sera. Questa sera, a livello sempre metaforico e satirico, realizzerò una vignetta proprio riguardante te, caro Pierluigi, e appunto il caro Sebastiani che abbiamo potuto, con la quale prima abbiamo potuto parlare, e adesso ancora non si capisce tanto. No, vedo, però poi avremo modo di vedere. A sinistra. Cosa? Una cosa un po' imbarazzante a sinistra, ma non so se era. No, non è nudo, non è nudo. No, perché vedevo una cosa. Le parti interessanti, diciamo, sono coperte. Poi, giusto un secondo, vorrei fare un attimo un saluto a Melissa, una mia carissima amica che mi sta guardando, e a Mattia Luciani, che pure lui in questo momento mi sta guardando. Ha un po' di febbre, evidentemente. Ma Melissa tre volte. Melissa è la terza volta che lo saluto. Troppi saluti. Cioè, sta sempre davanti alla televisione, aspetta che esci tu, ho capito. Una super fan. Vabbè, allora, ciao Melissa. Silvio. E come hai trovato il presidente Sebastiani? Che valutazione dai da quello che ha detto? E Silvio, ha risposto alle domande di tutti. Prima saluta Melissa, vero? cioè, naturalmente. E allora, io volevo fare delle brevi considerazioni. Ho trovato, a mio avviso, complessivamente la partecipazione del presidente Sebastiani alla tua trasmissione, Pierluigi, finalmente perfettamente in linea con quello che pensavo accadesse, e non a caso il mio piccolo intervento non riguardava i numeri, però qualcosa vale la pena dal mio punto di vista sottolineare. Primo, l'ambientazione, non credo casuale, se poi obbligata da un punto di vista tecnologico, perché oltre alla finanza sono ignorantissimo anche in questo, ma un collegamento da un'automobile io non l'avevo nella mia lunghissima permanenza, non la chiamo neppure carriera, permanenza in questo settore non l'avevo da parte di un presidente mai visto. Evidentemente questi sono i tempi e così è. Sarà un dettaglio da poco, ma mi ha colpito. La seconda cosa che voglio dire è questa. Dal mio punto di vista il Presidente sbaglia moltissimo nel momento in cui liquida molti discorsi, quasi tutti, dicendo la mia unica sfortuna è non essere ricco come Berlusconi. Lì si entra in un contesto, in variabili che si contorcono tra di loro, che non possono essere più controllate, perché con questo, al di là del fatto che la competenza specifica di Berlusconi, non me ne voglia Sebastiani, la passione grandissima assente in questo collegamento di 30 minuti, o qualcosa che lontanamente somigliasse a un rigurgito di passione anche antica, grandissima assente, allora o si è Berlusconi o non si fa calcio in una città nella quale poi nessuno vuole entrare, eccetera, eccetera. No, non è questo l'ingresso di un discorso, di una linea difensiva, di una linea offensiva, eccetera. Siamo proprio fuori tema, siamo proprio fuori tema da questo punto di vista. Ma che c'entra Berlusconi nel momento in cui oltretutto... Ecco, io, anche per non rubare tempo a nessuno, e magari le mie piccole considerazioni le offro alla discussione di altri, io penso di aver ascoltato un uomo che non vuole più fare il presidente, non ne ha più voglia, non ce la fa più, non vuole, non dà nessun tipo di ascolto a nessuno. Scusa Silvio, non so se è la stessa sensazione, secondo me proprio
il modo in cui ha offerto gli argomenti è che per una volta, anzi non per una volta, è che questa volta veramente c'è voglia di disimpegnarsi. Il problema è che la ma non solo disimpegna... di disimpegnare, però lo fa con amarezza, lo fa con astio, bravo, da questo bravo, punto di vista. Perché secondo me avverte la sconfitta, Silvio, avverte la... cioè se lasci adesso con la piazza così, lui sente la sconfitta. Però, io, aspetta, facciamo finire un attimo. No, ma concludo veramente pochi secondi. Però c'è un sillogismo che non può essere accettato dal mio punto di vista, che è quello che riguarda i tifosi. Un rapporto che non vuole assolutamente, avrà le sue ragioni, non solo ricostruire, ma neppure mettere in discussione. E in questo, secondo lui, i tifosi sono tutti quelli che lo, virgolette, odiano da questo punto di vista. Nel momento in cui il presidente Sebastiani dice tutti i tifosi che mi contestano, e non mi importa niente, anzi, chi se ne importa se mi contestano, non mi fa né caldo né freddo, non aiutano un mio allontanamento, si crea veramente un circolo vizioso tremendo che forse potrebbe essere in chiave filosofica sviluppato dal nostro caro Manuel con una, non lo so, lo trovo nel girone infernale, non ho idea. Anch'io avevo tremato un attimo quando ho visto la raffigurazione di Pierluigi ancora non centrata, ancora un po' sfocata, dico che cosa sta succedendo, ecco, vedo un gigante è una persona piccola. Allora, questo modo di proporre una realtà senza uscita disegna, non me ne voglia nessuno, un uomo che non vede uscita alla propria situazione di adesso, alla faccia di tutto e di tutti. Beh, non è un modo questo per cercare invece, come si dice, di vendere, fosse anche a me, a un euro, questo tipo di società, di situazione. Non c'è passione, è stata la grande assente. L'amore, sono cose che non contano, sono cose che in questo calcio non esistono più. Forse, secondo me, tutti quei tifosi che spesso sbagliando nei toni e nelle considerazioni e nelle parole invece vogliono altro, si aggrappano a questa possibilità dell'amore. Che forse sarebbe una ricetta che questa città, come troppe altre in Italia, dovrebbe considerare una volta tanto di avere. Eh sì, questo, tra l'altro c'è il discorso della passione dei tifosi, i quali hanno sempre seguito la squadra, lo stanno facendo, e che se poi mettono qualche striscione, quelli offensivi no, ma mettono qualche striscione anche... satirico, dove si può, cioè il presidente dovrebbe interpretarlo in modo diverso. Allora, noi ci eravamo imposti prima della trasmissione di non interrompere mai il presidente e di non discutere su quello che lui avrebbe risposto alle nostre domande, giusto? Perché era corretto fare questo. Educato, accettate, educate, corrette, via dicendo. Ma è logico che quello che ha sentito Silvio è una cosa evidente, abbastanza evidente, no? Però io sono anche dell'idea, portate tre persone che comprano il 40% della squadra, della società a un buon livello e vedrete che lui non è scontento, hai capito? Quindi, per quanto riguarda dal punto di vista mio personale, tu hai fatto una domanda che io non me l'aspettavo, no? Quella su di me. Però io voglio fare il presuntuoso, voglio fare anche a un certo punto, perché equiparare quello che ho potuto fare io con quello che hanno fatto altri? Poi ha fatto altri nomi, ma io quando sono entrato c'erano veramente i debiti, ma Verratti l'avevo portato, Melchiorri l'ho portato, Torreira era stato scartato. Lo stesso La Padula, avevo anche Donnarumma con un contratto di 3 anni, era nostro. Quindi a un certo punto, perché sempre
andare sul vago, è una cosa normale, voglio dire, gli stava sulle palle, non lo so, c'era un problema di compatibilità, di incompatibilità, può darsi. Poi ho letto un'intervista in cui diceva che io non potevo fare un ruolo se non apicale. Io ho fatto 18 anni l'osservatorio per il Chievo e non è che andavo 5 volte all'anno a Verona. Quindi voglio dire, spero che su quello che ha detto sulla società non sia come nel rapporto con me, voglio dire, perché allora sarebbe veramente una bugia totale. Quindi lui non è stato sempre leale con te? No, non è. Beh, io ho accettato delle cose perché me le ha chieste tra di noi, mi dice tra di noi, io le ho accettate. Sulla fiducia? Sulla fiducia e non sono andate a buon fine. Quindi io, abbiamo detto prima di non intervenire, però quando poi dice dai, i cicli finiscono, è vero, siamo retrocessi quell'anno. Ma chi l'ha fatto il direttore sportivo? L'ho fatto io? Io non sono andato al mercato. Negli ultimi 3 anni non mi hanno mai fatto andare al mercato. Non c'è stata una prenotazione per una camera mia, un viaggio, non c'è stato niente. Quindi, e chi l'ha fatto di fatto? Ha fatto lui insieme a quelli che c'erano in quel momento, che poteva essere Bocchetti, poteva essere prima Leone, e poi non lo so chi. Ma basta, poi dopo non c'era più nessuno. Poi tra parentesi, l'ultimo anno sono stato anche a casa 2 mesi tra il Covid mio e quello in famiglia. Quindi voglio dire, però... Spero che, non, che tutto il resto che ha detto non sia per come così una cosa vaga come quella e i cicli finiscono. Questa la sappiamo tutti che si finiscono i matrimoni, finisce tutto, tra un po' finisce pure coi figli, che ne so. Quindi non è un problema, quello non è un problema. Però farli tutto nel buon fascio mi sembra una cosa poco, poco delicata. Ascoltiamo Alessi. No, secondo me è più che altro una considerazione. La cosa che stride, il concetto che stride, è che con quali presupposti, nel caso in cui, appunto proprio perché sembra manchi questa passione, questa volontà di continuare, di andare avanti, di cercare il bene della squadra, della società, con quali presupposti, nel caso in cui effettivamente all'atto pratico non si trovasse nessun compratore, nessun intenzionato, nessun investitore, si continua ad andare avanti con questo progetto? Io parlo proprio dal punto di vista del presidente, sarebbe quasi un po' una forzatura, cioè lo faccio perché lo devo fare, perché pur di non lasciare così la città fondamentalmente senza una squadra, continuo imperterrito finché non ci sarà qualcuno che... È qualcosa che è un concetto che stride molto, insomma, questa sua non volontà, volontà sì, no, boh. Non c'è chiarezza in questo. Scusate, Walter, perché ho sentito Silvio in sottofondo che è quasi. Che volevi dire, Silvio? Annuivo. No, annuivo. È centrato in piedi. Annuivo, più o meno, sì, credo che siano i concetti che abbiamo. Che abbiamo espresso noi, da quello che abbiamo sentito. Continuo a dire, scusandomi con Alessia per l'interruzione, che il quadro, non dico psicologico, ma il quadro umano di questa sera di Sebastiani è molto netto, molto chiaro. Ciò che dispiace è che lui abbia scaricato i tifosi, dei quali nulla gli importa, va bene? Abbia scaricato la città, compreso il sindaco, con il quale ha avuto una sola telefonata e neppure un incontro che è stato smentito. Abbia scaricato tutti i veri o presunti imprenditori pescaresi o dei dintorni, dei quali comunque risulta essere, non dico sodale, ma certamente amico o conoscente da oltre 10 anni. Ha scaricato quasi se stesso, ha scaricato il mondo del calcio che è soltanto fatto di numeri, ha scaricato. Però nello stesso tempo, e questa è la contraddizione, per questo annuivo con Alessia, nello stesso tempo però ci dice che i parametri rigidi per i quali tutto possa continuare e nulla possa cambiare sono nelle sue mani. Allora questo è un ragionamento, a mio avviso, magari legittimo, magari inoppugnabile, sicuramente pericoloso. Silvio, va bene tutto,
Io però a questo punto la domanda che non gli ho potuto fare è la più banale di tutte. Uno che sta cercando la porta per uscire, o anzi che sta cercando la maniglia della porta per uscire, esatto. Un mese fa si fa eleggere consigliere federale. Eccolo. Scusami. Perché poi dopo uno... scusate, è lo stesso discorso dire non prendo l'allenatore, l'allenatore per un anno e mezzo è al contrario, no? Sull'allenatore per l'anno prossimo, diciamo che poi lui ha detto anche il contrario, perché se io dovessi comprare il Pescara, sarei più preoccupato di avere il contratto di un 34enne per altri due anni piuttosto che un allenatore per un altro anno. Sotto sto profilo lui è stato schietto, ha detto non voglio caricare la nuova gestione di una scelta, non lo voglio imporre una scelta alla nuova gestione, che già si deve prendere il capitano e un po' di ragazzi che valgono. Il capitano, il prolungamento del contratto del capitano gliel'hai fatto tu, Giorgio? No. Allora, siccome voglio dire, non è che adesso siamo cattivi perché non c'è più, è perché volevamo che lui dicesse la sua. D'altra parte, lui è rimasto poco. Aveva degli impegni. Era giusto. Questo ci sta, però. Onore al merito, perché mezz'ora non è poco televisivamente parlando. Non ha rifiutato l'intervista. Poi non ha rifiutato domande. No, diamo atto che dopodiché, ovviamente, ognuno c'ha valuta con il proprio metro atteggiamenti, scelte, risposte, parole dette e parole non dette. Quindi se uno volesse adesso mettersi a fare il discorso che fa Silvio, che faceva Alessia, mi persuade, però io non posso far finta di non sapere che Cascione il contratto per due mesi, Brosco per tre anni gliel'ha fatto l'anno scorso, altri due. Per fare un esempio pratico e banale senza aggiungere commenti, io non commento. Speriamo solo che Cascione si guadagni due o tre anni. Si guadagni due o tre anni. Facendo io, bene per carità, io non giudico né male l'uno né male l'altro dei contratti, però sono contratti fatti dalla società negli ultimi mesi. Scusa un attimo, solite chiacchiere, bucate, vattene, ecco, 81. C'è quella contraddizione enorme. Se Pescara è Pescara, come mai sono... Allora, leggiamo, se Pescara è Pescara, non sono appetibile, come mai sono messi a bilancio 8 milioni, come mai sono messi a bilancio 8 milioni di euro per il valore del marchio Pescara Calcio? Bari, Regina, Parma e lo stesso perché Napoli sono diventate società appetibili da imprenditori dopo un fallimento. Non è certo colpa dei tifosi la situazione debitoria del Pescara, che non è una società sana. Questo scrivono. No, ma se il marchio si dice che vale 8 milioni, perché non metterlo sul bilancio? Poi qualcuno ci deve credere e considera il bilancio corretto. Se, quella è una valutazione, è come le plusvalenze. Sì. Puoi discutere, se io scrivo che a Cornero vale 15 milioni, tu mi puoi dire non è vero, dopo mi arriva il Manchester City e se lo compra a 16 e quindi io ho fatto una scelta addirittura sottostimata. Ci sono delle cose che attengono alle regole del mercato, se uno dice che vale, vale. L'iscrizione della squadra, scusa Walter, è la normalità, non vedo penalizzazioni in classifica di altre squadre, vantarsi di questo è assurdo. Per quest'anno effettivamente fino ad oggi non se ne è visto niente. Sì, sì, beh, infatti questo l'abbiamo sempre detto. Questa società è stata presa con zero debiti, con un piede e mezzo in Serie A. No, oggi, era in C, era in C. No, io ho capito. Serie A oggi parrebbe indebitata e in Serie C. Scusate, ma la frase non era chiara. Fate voi la valutazione attuale della società, però, grazie. Però quello che tu dicevi non era... Il tifoso si stava
quando è uscito De Cecco, probabilmente sono usciti gli altri, era gennaio del campionato di... Di Zeman, però erano passati due anni dall'acquisto. No, no, sto dicendo, lui ha detto con sì, un sì, sì, e mezzo in Serie A. Sì, sì. Io penso che si riferiva a quello. Si riferiva a quello, credo. Quando lui è diventato presidente, socio di maggioranza. Credo che si riferisse a quello. Beh, prima c'era De Cecco, non aveva operato Sebastiani. Prima c'era Caldoro ancora. Voglio dire, 6-7 mesi. Zeman non lo prese De Cecco. Credo che si... Che intendesse quello, no? A gennaio sì, sì, il Pescara era sì, insieme a Torino, era in fuga. Però insomma la in società c'era lui, no? E se voleva dire questo è corretto, però la società fu presa in Serie C e neanche in situazione tecnicamente no, no, brillante, no, male, però perché si diciamo andava... Io credo di aver interpretato con un piede e mezzo in Serie A, no, vuol dire che era gennaio quando poi Peppe è andato via. Diciamo la situazione è quella, sì, debito mostre... Per una società perché... è stata presa da un fallimento. Io so, ma credo che sia anche il motivo per cui nessuno compra. Evidentemente non molti sono d'accordo nel leggere il bilancio come ce l'ha illustrato Sebastiani. Questo non vuol dire Sebastiani ci ha torto, significa semplicemente che altri guardano quel bilancio e lo leggono diversamente. Vediamo di leggere noi questo messaggio, ma vogliamo dirlo che Sebastiani ha collezionato due retrocessioni vergognose dalla Serie A facendoci polverizzare tutti i record negativi della storia? Vogliamo ricordare le due retrocessioni vergognose anche in Serie B? Una evitata grazie alla penalizzazione del Trapani. Vogliamo ricordare che un anno ci ha salvato Cosmi dalla retrocessione e un altro anno ci ha salvato Pillon all'ultima giornata a Venezia? Di quali risultati si pavoneggia questo presidente che con Scibilia non può scambiarsi neanche un'unghia? Il prossimo anno sarà il quarto di Serie C consecutivo, altro record negativo di questo signore, per favore vattene. Questo è un messaggio molto duro, ma noi leggiamo tutto da una parte e dall'altra e accettiamo tutte le considerazioni. Leggete bene l'ultimo bilancio, i debiti, le passività sono certi, l'attivo, la parte sinistra del bilancio, contiene valori assolutamente non certi, 10 milioni di marchi, 3 milioni di crediti per imposte anticipate, ecco dov'è il buco di bilancio. Ecco, questa è una risposta a quello che diceva il presidente Sebastiani, che non trovo neanche sbagliata, perché a essere corretti lo è, cioè questi milioni di marchi bisogna tutti dimostrarli. Silvio. Sì. Silvio. Sì, allora noi possiamo leggere, purtroppo, possiamo leggere centinaia, forse migliaia, e credo che se ci fosse il tempo e il modo di prenderli sarebbero centinaia e migliaia, di precisazioni di questo tipo. Continuo a dire che non è il mondo che ci ha prospettato dalla sua automobile, credo, Sebastiani questa sera, perché Sebastiani ha detto una cosa estremamente chiara. Chi insomma critica da un punto di vista di gestione economica e finanziaria non capisce niente, perché non sa di che cosa parla. E comunque non mi importa niente. Ho notato un astio particolare nei confronti di chi lo aveva preceduto, veramente oltre il limite anche di un rispetto dovuto a persone che in questa fase, in questa lunghissima fase, non hanno nulla a che vedere. E poi, probabilmente mi taccio più o meno fino alla fine della puntata, c'è l'aspetto che è centralissimo che ha pronunciato Walter e che poi ci deve far riflettere. È stato eletto, comunque entrato in questo gioco, Walter altro che Puparo, è entrato in questo gioco della Federcalcio come pedina che deve mettere a posto un equilibrio territoriale e geopolitico all'interno della federazione. E all'interno della federazione, che lui sia contestato o meno, non importa niente. Che Pescara soffra, non importa niente. Che ci siano risultati negativi come mai ci sono stati, non importa un tubo. Sebastiani è un voto
che può fare risonanza e cassa rispetto ad alcuni movimenti calcistico-politici, più politici che calcistici, della federazione. Vedete che sono due mondi completamente diversi, che non si guardano, non si capiscono, non si parlano. La passione dov'è? Non si può dire l'unica colpa che ho è di non essere nato come Berlusconi, che si rivolta un milione di volte come i tuffi carpiati alle Olimpiadi nella tomba. No, non si può fare così. Allora non mi aspettavo, o forse mi aspettavo, questa elezione in questo momento drammatico per la città, per la società, per la squadra, per i tifosi, per i risultati e per tutto il resto. Se poi l'unica risposta è non capite niente, il campionato non è ancora finito, facciamo gli auguri a Cascione naturalmente e tutto il resto, allora si resta in un mondo alieno che è lontano, che non è l'Abruzzo, che non è l'Italia, che non è neanche quello post di Berlusconi o degli sceicchi. È l'America. Un mondo che non esiste. È l'America. No, un mondo che non esiste. Alessia, non esiste, in America non sono così scemi. Beh, comunque insomma, ci ha dato pure una notizia tecnica. Tungjov fuori per motivi disciplinari, non può usare questo termine, ma si è allenato male. Vabbè, ha detto tecnico. Sta bene, ma si è allenato male. Cioè, non convocato per scelta tecnica. Si è allenato male col pasto che c'ha. Non è escluso che possa fare l'allenatore anche Sebastiani, insomma, che Sebastiani che miri anche a quello. L'unica cosa, c'è una buona notizia: il Sestri Levante vince 2-1 con il Gubbio. L'unica cosa che mi conforta è che Cascione in 3 giorni è arrivato alla stessa conclusione che ero arrivato io. Ma che Zeman si ostinava a considerare sbagliato, e me l'ha detto pure l'ultima volta ci siamo. E allora non dire prima quello che ascolteremo tra poco da Cascione, perché abbiamo ancora un po' di tempo, ma andiamo a vedere, vedo che hai finito, siccome sì, mi interessa particolarmente la vignetta, visto che pare che sei protagonista. Certamente, facciamo un attimo un preambolo prima di descrivere la vignetta. Praticamente, diciamo, si è percepita stasera una particolare tensione in studio, anche con Sebastiani, e quale modo migliore di non rappresentare questa tensione a livello satirico con una sorta di sfida in un'arena, no? Una sorta di gladiatore tra Pierluigi Vasile e Daniele Sebastiani. Però non si dice chi l'ha vinta. Però devo dire una cosa, che a Pierluigi per coprire le parti intime hai messo molta roba. Comunque il gioco del primo piano fa di Sebastiano un gigante. Esatto. Per lui è sostanzialmente il protagonista della serata, quindi ho detto mettiamolo nel primo piano. Certo. Va bene, per il momento sei licenziato. Abbiamo un conduttore super dotato. In tutti i sensi. Allora, adesso abbiamo la pubblicità, poi torneremo con le parole importanti, importantissime di Cascione, perché il Pescara domani giocherà con il Pontedera. Pubblicità. Minuti, torniamo in diretta, ma prima di ascoltare le parole di Cascione lo facciamo attendere un pochino, perché abbiamo veramente tanti messaggi, cerchiamo di metterne qualcun altro. Ecco la regia, buonasera. La crisi ha la sua origine nel barattolo di Nutella del Pavone. Ricordate? Salute dai pescaresi alluvionati. Il barattolo di Nutella del Pavone. Ma un saluto a te Pierluigi, Alessia, Silvio e Sondosi, Walter e Giorgio. Mi dispiace dovermi ripetere, ma di Sondosi c'è solo Alessia. Ma l'atteggiamento sardonico, prosopopaico e fastidiosamente irriverente del presidente mi irrita oltremodo. I suoi sono discorsi retorici, campati in aria, una serie di super cazzole che con me non trovano terreno fertile. Poi il culmine lo ha raggiunto dimostrando ingratitudine verso una vera e propria bandiera, il nostro Giorgio Repetto. Vi seguo sempre,
siete un salotto meraviglioso, Francesco da Pescara. Grazie. Io devo Francesco. Ringraziare. Dobbiamo ringraziare tutti, dobbiamo ringraziare, io in particolare, per queste parole. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Buonasera a tutti gli ospiti. Ma che squadra vedremo in campo domani con il nuovo allenatore Cascione? Francesco da Pescara, Sebastiani Vattene. Posso tra scrivere. Poco sentiremo direttamente dall'allenatore. Questa società è stata presa con zero debiti, con un piede e mezzo in Serie A. Quella di prima. Parrebbe indebitata in Serie C. Fate voi la valutazione attuale della società. Sì. Grazie. Vi ricordo che Olivieri e Scibiglia la società la regalarono a Paterna senza debiti. Questo è vero. E forse la regalerà anche Sebastiani, Giorgio. C'era qualcosa da pagare, ma non la pagò. Ma così. Perché è rimasto solo... Dimmi. No, lo dicevo di Civiglia, di Paterna, che avanzava e poi non li ha presi. Qualcosina doveva dare. Perché è rimasto solo, facendo terra bruciata degli altri soci? Chi è? Come opera Victor Mesa? Con le numerose plusvalenze reali e fittizie delle compravendite, come si può arrivare ad un passivo così elevato? Grazie, Guaranà. Allora, volevo un attimo che Giorgio rispondesse a Guaranà, che credo che sia Bruno sì. Barteloni, proprio su questo fatto, come si può arrivare... Rivediamo il messaggio, per cortesia, quello di Guaranà. Che plusvalenze. Come, con le numerose plusvalenze, reali e fittizie delle compravendite, come si può arrivare ad un passivo così elevato? Allora, il passivo qual è? Cioè, parliamo di quello che ha detto Sebastiani ora o quello che chi legge i bilanci dice che... Quello da bilancio, scusate. Se sono 20 milioni, io non lo so. Però, io l'ho già detto tante volte, siccome, l'ha detto anche stasera lui, le scadenze sono sempre quelle e devi pagare entro determinati periodi, se no, quindi sono stati pagati gli stipendi, pagati l'IRPEF, pagato l'INPS per forza, vuol dire che gli 8 milioni all'erario erano IVA. E siccome l'IVA si compensa, io immagino che, non so, se 2 o 3 milioni le spese, avevi 11 milioni di IVA a favore. E significa che hai incassato 30-40 milioni. Non si scappa, cioè io credo che la cosa è abbastanza semplice. E io, siccome in B il Pescara tra contributi federali, incassi, marketing e cose, ha sempre incassato, voglio dire una cifra, diciamo 8, 9, 10 milioni, e su per giù li spendeva per fare la squadra, per mantenere la Serie B, ma nel frattempo è stato fatto mercato in quegli anni là. E quindi io credo che sia, e più poi c'è stata la Serie A, il paracadute e via dicendo, io in quei due anni di Serie A non li ho vissuti, quindi non saprei dire esattamente com'è, però credo che il Pescara non dovrebbe poter avere, se sono veri i 20 milioni, non c'è nessun motivo per cui il Pescara possa avere 20 milioni di debiti, oggi come oggi. Lui ha detto che non ce l'ha, perché la riga dei debiti è quella, però ci sono le attività. Io non sono un commercialista, non so dire come si legge un bilancio, io so i soldi che sono entrati nel Pescara dal mercato, penso che li sapete tutti quanti, forse li sapete meglio di me, voglio dire, però sono entrati per 6, 7, 8 anni, sono entrati parecchi soldi, quindi... Allora, gli ultimi messaggi, poi veramente Cascione, vediamo, riprendiamo dal messaggio di prima. Volevo comunicare che sull'ultimo bilancio del Pescara vi è chiaramente scritto che il presidente ai soci comunica che nessun giocatore o allenatore avrà più di un anno di contratto, altro che lo fa per vendere, non venderà mai. Dottor Nerone, pochi mesi fa Pescara ha acquistato nel giro di poche ore 20.000 biglietti per una partita, altro che non è una piazza appetibile. Pochi mesi fa Pescara si illudeva di lottare per la Serie B, se si riferisce ai 20.000 biglietti della partita con il Foggia. Quanti di quelli durante questi ultimi 8 mesi ha solo immaginato di andare a vedere il Sestri Levante piuttosto che la Recanatese, piuttosto che la Fermana? Quanti di quei 20.000? Quei 20.000 erano allo stadio perché sognavano, speravano, tifavano per rivedere la Serie B e sognare poi magari ancora più in alto.
escludendo quell'occasione, c'è stata una sola volta che si è superato quota 10.000 ed è stato nel famoso match clou con il Catanzaro, quando c'era la possibilità di agganciare la vetta. Dopo di allora, fine. Ma a me non mi scandalizza questo, non è mica una critica la mia. Pescara, no, in questo momento non è una piazza appetibile dal punto di vista del marketing, dal punto di vista della commercialità del marchio, dal punto di vista del merchandising banale, le magliette. Ma chi, quale ragazzino corre al negozio per comprare la maglietta? Adesso non mi fate fare nome, perché sono tutti bravi ragazzi, insomma non è colpa loro. Ma me lo dite, un ragazzino che corre al negozio a comprare la maglietta del Pescara, di chi? Chi è l'idolo? Che abbiamo creato come idolo? E il merchandising... Ci sono ancora le magliette di Giorgio Repetto. Ma probabilmente si venderebbero di più. Io quando dico non è appetibile, è così. Poi il discorso della città, lasciamolo perdere, perché quello, quando la politica si interessa di calcio, la politica dà il peggio di sé sempre e ovunque, non solo a Pescara. E abbiamo anche esempi storici. Gli ultimi dirigenti portati a Pescara dalla politica sono quelli che portarono poi i libri in tribunale, se non ricordo male, con qualche processo dietro. Quindi, per favore, la politica fuori e lontano, perché fa solo danni e si interessa magari soltanto perché... Nei 20 comunque, giorni. Questo pericolo non ce l'abbiamo. Perché... No, intanto qui non c'è stato. No, siccome io. Perché la politica si sta interessando all'Aquila. Siccome credo io. Sì, diventati... la politica adesso sta tirando i piedi all'Aquila. Stanno sperperando un bordello di soldi in stati che non saranno allora, mai. Scusa se vi interrompo, ma vediamo gli ultimi messaggi. No, vediamo Cascione. E poi Cascione. No, quelli che stavamo vedendo. Ormai anche l'ambiente si è adeguato al livello di questa società, per anni avete disquisito di Serie A, Serie B, Juve, Roma, Inter, Bari, Ascoli, eccetera. Oggi si parla di Sesti Levante, Pontedera, gli unici ad averci guadagnato di sicuro non sono i tifosi. Certo. Allora, fermiamoci con i messaggi. Certo. Andiamo allora a Cascione e ascoltiamo quello che ha detto nella conferenza stampa di questa mattina. Sono contento di essere tornato... Una piazza che per me è una piazza diversa dalle altre, lo sapete benissimo. Piazza speciale dove ho passato dei momenti, abbiamo passato dei momenti speciali e spero come allenatore di regalare di nuovo quelle emozioni. Ci sarà da lavorare ancora tanto. Quanto riguarda la squadra, è una squadra che... viene da un periodo un pochino di incertezze, ha bisogno di ritrovare un pochino di tranquillità e penso che questa sia la cosa più importante su cui lavorare. Poi dopo vengono i tatticismi e altre considerazioni. Quello che mi preme è che i ragazzi siano tranquilli in campo, ritrovino lo spirito, anche perché sono ragazzi giovani. Comunque questa squadra è arrivata a fare 45 punti, sento un pochino, vedo un pochino di negatività, almeno ho avvertito questa cosa qui, però penso che stiano facendo un buon lavoro, si può fare di più perché le qualità ci sono, sento sentimento di pancia che possiamo fare un bel lavoro da qui alla fine. Ma follia, io devo solo ringraziare il presidente e il direttore per questa chiamata qui. No, ma è una situazione stimolante. Io faccio calcio da quando sono bambino e vivo e voglio vivere per queste situazioni stimolanti. Come ho detto, la risposta è arrivata immediata. È solo stato un attestato di grande fiducia da parte della società, del press e del direttore. Quindi adesso penso solo a dare il massimo per la piazza, perché comunque sono molto legato a Pescara. E mi piacerebbe rivedere la Bolgia come tanti,
come tanti anni fa. E la mia missione è quella lì, di ricompattare l'ambiente, perché l'ambiente, parlo comunque anche la tifoseria, comunque anche voi, che è importante anche il vostro contributo, perché poi dopo alla fine, per la mia esperienza, nelle stagioni migliori, quando hai dalla parte tua il pubblico, la stampa, la società, chi gioca di meno, gli addetti ai lavori, questa è l'unica soluzione che conosco per poi dopo arrivare ai risultati. Quindi ci terrei molto che questo ambiente si ricompattasse di nuovo, perché a Pescara l'ambiente fa la differenza, è un valore aggiunto. Queste le parole di Cascione di questa mattina, poi ne ha dette altre per quanto riguarda la formazione ed altre per Zeman. Allora vediamo se riusciamo ad ascoltare anche il passo seguente in cui parla di Zeman. Allora, intanto colgo l'occasione per salutarlo, il mister, perché non sono riuscito a sentirlo in questi giorni, sono stato un po' impegnato. Per me Zeman, come lo posso descrivere, è sempre stato dentro di me, da quella stagione in poi. È una persona, oltre che un allenatore, che mi ha fatto aprire la mente, mi ha fatto capire tante cose, non solo a livello calcistico, anche come approcciare certe determinate situazioni. Naturalmente lui è unico e irripetibile, quindi io devo cercare solo di fare quello che penso di poter fare, cercando di prendere qualche spunto e qualche consiglio. Quando giocavo con lui, non vi nascondo che comunque io ho sempre cercato di guardare in proiezione futura questo mestiere qui. Ho sempre pensato di farlo dopo, quando avrei smesso, quindi già cercavo di capire certe dinamiche. E quindi Zeman è un punto di riferimento per me, ma non posso allo stesso tempo fare le stesse cose che fa lui. Abbiamo caratteristiche diverse, carisma diverso, età diverse, quindi non è il fatto di cambiare o stravolgere. Io cerco solo di fare le cose giuste a seconda di come le vedo io. Cercare di, in questo momento per me servono certi tipi di caratteristiche anche riguardo agli uomini, e quindi vado avanti per quello che so fare io, cercando sempre di ricordarmi, oltre a Zeman, anche altri allenatori, quello che magari bisogna fare in certe situazioni. Non voglio stravolgere. Comunque in questo momento sarebbe deleterio, secondo me, cambiare totalmente la mentalità, e quindi cercare di arrivare piano piano, anche se mancano poche partite, alla mentalità che voglio io e al gioco che voglio io. Bene, queste le prime parole di Cascione a Pescara. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Velocemente, perché abbiamo proprio, siamo in chiusura. Intanto Alessia. No, io volevo dire che in realtà, proprio in vista della partita di domani, il Pontedera non è un avversario così tanto da sottovalutare per quella che è attualmente la situazione, perché magari all'inizio avrei detto no, è uno come tanti, ma visto l'ultimo risultato contro la SPAL, insomma, febbraio era stato un po' un mese sfortunato per il Pontedera, ma poi a marzo è cambiato, insomma, il capitolo, e sicuramente la squadra di Massimiliano Canzi si è ripresa alla grandissima e ha inanellato tutti i risultati positivi, comunque due pareggi, due vittorie, l'ultima proprio è arrivata con la SPAL in diciamo rimonta, e due gol poi arrivati tra l'altro nel recupero. Ma comunque, a parte questo, il Pontedera aveva gestito la gara
per tutto il corso della partita, appunto tutto il match, e mostra idee, mostra voglia di non, ecco, di non rimanere indietro, e grande organizzazione in campo. Ricordiamoci che comunque ha delle personalità importanti e degli attori che sono fondamentali per quello che è l'equilibrio e la gestione della squadra, Ganz, Del Pupo, e io metterei fra tutti il tecnico stesso in persona, che ricordiamoci tra l'altro l'anno scorso proprio con il Pontedera ha vinto anche il riconoscimento di migliore, insomma, allenatore del girone, ora se non sbaglio. Comunque stiamo parlando di una squadra che ci crede molto e non vuole lasciare nulla al caso, perciò la partita di domani, come tutte quelle che sono state disputate fino ad ora e soprattutto in vista di quello che potrebbe essere poi, insomma, tutti i discorsi che abbiamo fatto questa sera, sicuramente la partita di domani sarà importantissima e sarà da non sottovalutare dal punto di vista dell'avversario, che sicuramente non verrà a fare una passeggiata a Pescara. Allora, Pescara-Pontedera, Silvio, 20 secondi. All'andata 5-0 per il Pescara, se non ricordo male abbiamo visto alcune immagini, tante belle cose, come dicono i parenti, a Natale e a Pasqua che si sta avvicinando, a Cascione che ha grande entusiasmo e quindi anche tenerezza, ma tenerezza è quella giusta, non ironica nei suoi confronti, forse 21 secondi. Buonasera a tutti. Giorgio e poi Walter. Va bene, la partita è una squadra che gioca, prova a giocare, all'andata aveva lasciato ampi spazi anche troppo alla velocità del Pescara. Se ripete quel tipo di atteggiamento, credo che per il Pescara possa andare bene. Sì. Walter? Squadra viva e vivace, che ci prova qualche volta anche in maniera, diciamo, non dico avventata, ma quasi. E Cascione, se io me lo ricordo, se la memoria non mi tradisce, l'uomo che con un colpo di testa verso il finale della partita di Crotone. 1 gennaio 2012, 2-1, portò il Pescara di Zeman per la prima volta in testa alla classifica. Poi, insomma, come finì quell'annata ce lo ricordiamo tutti. E anche per questo io, invece di parlare della partita, vorrei dire una cosa ai tifosi. Arriva un allenatore nuovo, un personaggio che ha avuto nella storia recente del Pescara ha avuto un ruolo molto positivo, una personcina a modo, non dal punto di vista sportivo, non vedo perché aspettarlo a coglierlo con 45 minuti di silenzio. Io sarò noiosamente ripetitivo, uno è tifoso perché tifa, quindi domani per favore dal primo minuto date una mano anche a Cascione, poi alla fine dite le solite cose a Sebastiani se ritenete di doverlo dire, però in uno degli striscioni che mostrano ogni tanto c'è scritto solo per la maglia. Quindi non vi preoccupate di chi ci sta dentro, solo per la maglia andate a tifare. Facciamo che Pescara torni appetibile. Vedremo cosa accadrà domani, perché c'è stato il comunicato stampa della Curva Nord. Sì, ma che senso ha contestare 45 minuti la squadra perché non ti piace il presidente? Ma scusate, stasera che abbiamo sentito il presidente dire anche no, queste cose io non le voglio vedere perché questi ci hanno torto marcio. Questi ci hanno torto marcio, tu non puoi chiudere un messaggio con quella frase e poi pretendere pure di avere ragione. Prima cosa il rispetto degli altri, dopo il rispetto per te. Il rispetto per gli altri non appelli il presidente in quel modo, perché automaticamente molti come me si schierano non dalla parte del presidente ma non con te, perché le persone non si offendono. Dopodiché rispetto per te, ti senti tifoso, tifa, alla fine poi dici quello che ti pare. Allora, auguriamoci che e non insultare nessuno. Vinca con il Pontedera, che inizi un momento diverso, un periodo diverso, perché il Pescara può e deve rimanere in corsa per i play-off per poi giocarsi, vedremo quello che accadrà poi il suo futuro nei play-off. Bene, grazie a Manuel Caringi, un po' meno per la vignetta, ma insomma grazie lo stesso della presenza. Beh, anche perché l'ultima volta.
Un grazie anche ad Alessia Spolverini, a Giorgio Repetto, a Giorgio Repetto, Walter Nerone, Silvio Sarta e anche al presidente Sebastiani, che questa sera è stato in collegamento con noi. Un grazie grandissimo a voi che ci avete seguito in settimana con tanti messaggi, ma già da tempo, ma poi con tanto affetto, con numerosissimi messaggi. Mi dicono la regia che ce ne sono talmente tanti che ci vorrebbero altre 3 ore di trasmissione. Ma, invece c'è un'altra trasmissione diversa, che non è il Pescara, la Via Crucis. Bene, grazie a voi tutti, l'appuntamento a venerdì prossimo. Buonanotte. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che farai, così felice, sbalordito, non t'ho vista mai, a tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà, chissà che faccia che farai.